Ciao ragazzi, qua ZW, bentornati sul mio canale, bentornati nella nostra carriera allenatori con il Salford. Quest'oggi due partite importanti perché dobbiamo continuare a vincere e a convincere in campionato contro il Norwich, fuori casa, e poi soprattutto ragazzi abbiamo la partita contro il Trabzonspor. Mamma mia, Europa League che ora come ora ci ha dato delle bellissime soddisfazioni, però ragazzi penso che sia arrivato il momento. Voglio fare di nuovo questa cosa, voglio rimettere la modalità Ultimate, voglio godermi questa carriera al 100% in tutte le proprie difficoltà insieme a voi. So che comunque anche nel caso di sconfitte sarete comunque sempre dalla mia, e quindi ragazzi voglio fare le cose per bene. Quindi vado a riabbassare le statistiche perché comunque noi stavamo giocando a leggenda, però non era un leggenda normale. Era un leggenda comunque modificato con le slides per rendere il tutto più difficile, ecco. Quindi adesso sistemo sto cavolo di filo per caricare il controller. Ok, ce l'ho fatta. E ragazzi, proviamo la squadra a difficoltà Ultimate. Spero che possa andare bene. Comunque, mal che vada, ci sta, perché ci sta. È una bella carriera. Speriamo che possa comunque piacervi questa mia scelta, fatemelo sapere nei commenti ovviamente. E niente ragazzi, è tutto pronto per andare in casa del Norwich, vediamo di far bene. Ci siamo ragazzi, Norwich, Salford. Non so il Norwich come stia giocando in campionato, non so che squadra abbia. So soltanto che adesso ragazzi siamo a difficoltà Ultimate e quindi vedremo sicuramente altre squadre. Infatti guardateli già come iniziano a correre straveloci. E ci voglio provare perché comunque la squadra è cresciuta e la Premier deve essere un campionato sofferto. Ci ho riflettuto molto, ho letto anche i vostri commenti e ci sta, voglio provare a fare questo cambio. Poi ovviamente vedremo, però dai ragazzi abbiamo una bella squadra per poter arrivare in Europa lo stesso. Grandissimo Meili qui che recupera un ottimo pallone. Aquavian va a lanciare il numero 10, Danny Loader che prova ad andare in velocità e ragazzi si vede la differenza, si vede come. Qua, oh, sbagliano tutto! Evian! Non ci credo, il pallone che rimane lì! Che palla! Che palla ha fatto Nelson? Comunque, errore del portiere. Aquavian da 30 metri ci ha provato. Miracolo ancora del portiere, vabbè. Nelson comunque, che ha sbagliato un ottimo pallone. Attenzione, Loader può metterla dentro. Per belli capelli Douglas Luiz. Corner, regà! Pure la difficoltà Ultimate. Andiamo! Fosse entrato il gol di Aquavian, mannaggia. Pallone comunque ancora nostro, sempre con Aquavian che va a cercare in mezzo Vieira. La difesa del Norwich spazza in qualche modo Demiral di testa, dietro per Holgate. Stipperman, attenzione, va a cercare Biram. Ancora Biram per vie centrali. Makengo, io i giocatori del Norwich non li conosco, conosco soltanto Pellegrini. E Pereira dovrebbe essere quello ex Manchester United, mi sembra abbastanza buggato quel Pereira. Vanno tutti a 3000, infatti c'è il gol del Norwich. Gol del Norwich, Pereira ha fatto un'azione veramente assurda. Stipperman, 1-0 Norwich. Dalla parte opposta noi abbiamo Nelson che comunque anche lui è molto veloce. Qua vabbè, Biram, regà, ovunque. Centralmente per Douglas Luiz, attenzione, Aquavian si ferma. Ma però sbagliano anche loro ogni tanto. Douglas Luiz, Vieira. Centralmente, dagliela, Loader di tacco, Minamino, il gol del Salford, Minamino, anche difficoltà Ultimate, Minamino, grandi ragazzi, assist di Danny Loader per Takumi Minamino, Vieira, Loader, guardate di tacco, che palletta, e poi Minamino non sbaglia. Grandi, uno pari, risponde Minamino a Stipperman dopo che comunque siamo andati vicino al gol più volte, poi ovviamente loro un tiro un gol, ma ci sta. Dietro per Luca Pellegrini, Makengo, attenzione, non facciamolo andare al tiro, perché è un attimo questi tiri che tirano dei missili. Belli capelli Douglas Luiz, non riesce a fermarlo, Makengo, t'ho detto di non farlo tirare. Vieira, centralmente, può allargare adesso per Giorgino Bello, il tocco sotto a cercare Nelson, vediamo se ci arriva Biram, che adesso al Norwich sta giocando bene. Alvarez allarga ancora per Biram, Stipperman, l'autore del gol, prova ad andare via Giorgino Bello, attenzione, meno male che hanno sbagliato il tiro, grande azione del Norwich. Non facciamo andare centralmente, Alvarez, rincorso da Meili,
Attenzione, Alvarez, non facciamolo andare al traversone, traversone che arriva lo stesso, Vieira, belli capelli Douglas Luiz, controlla per vie centrali, Minamino, Loder non si fa vedere, allora Minamino aspetta, Nelson che prova a ridarla ancora a Minamino, la controlla il giapponese, però viene aggredito dalla difesa del Norwich, occhio Stipperman, occhio, no, no, via sta palla, via sta palla, via sta palla, via sta palla! Via sta palla! Quando è lì dobbiamo spazzarla! Il tunnel si è preso, Demiral! Il tunnel! 2-1 primo tempo! Che cavolo, non dovevamo prendere sto secondo gol. Alla fine del primo tempo, poi, tra l'altro, sempre il bug del 45esimo. Però a me giocare Ultimate fa veramente male. Perché mi incazzo, regà. Non sono tranquillo. Comunque, Evian per Loder che anticipa. Dai, Danny! Ovviamente in velocità non siamo mai dello stesso livello, però dobbiamo utilizzare degli stratagemmi qua come fa a stopparla. Evian, dagliela. Attenzione, Meili, dai che c'è Loder. Meili il traversone basso, che brutto cross. Però la recupera ancora Meili. Attenzione, Minamino, Loder sul mancino, il tiro! Paravangia! Corner nostro, belli capelli Douglas Luiz centralmente sul portiere, attenzione Holgate, può rimetterla dentro. Lo fa Minamino sul mancino, il pallone che rimane lì, acqua e viene anticipato. Meili, possiamo girarla ancora per Giorgino Bello. Attenzione, possiamo fare un bel cross, ma non c'è nessuno in mezzo. Giorgino Bello viene fermato da Bayram, che è Gesù Cristo su quella fascia. Nelson, attenzione. Nelson per via centrale, dalla! Loder, non sbagliare! Loder! Centrale. Ok, Douglas Luiz. Ok, bello Minamino. Era anche fallo. Fischia il fallo. Giusto. Facciamo uno schema perché tanto non le so battere le punizioni. Si va a cercare Nelson. Anticipato. Attenzione, Pellegrini va a cercare Pereira contro Meili. Pereira più veloce, però se la trascina fuori. Fuori Loder dentro Barro. Dai, dentro Black Arrow. Attenzione. Ancora il Norwich, Makengo, girano bene, bravo Meili. Ah, brutto traversone, però Pellegrini controlla male, andiamo in pressing. Attenzione, Pellegrini, non so cosa stia facendo. Cosa cazzo fa? Che sta facendo? Se la... Boh, vabbè. Alvarez, centralmente, Kevechi, non facciamolo andare al tiro perché sappiamo tutti del loro tiro. Demiral, bravissimo, recupera, attenzione. Minamino, c'abbiamo Black Arrow che fa il movimento, subito Black Arrow potrebbe andare a concludere. Attenzione, Black Arrow, uno contro uno col portiere. Black Arrow, che tiro bruttissimo. A parte che la difesa aveva recuperato pure Black Arrow in velocità, per dirvi. Grande Demiral, bravissimo, belli capelli Douglas Luiz, centralmente. Vieira, tocca quella cazzo di palla. Porco Diaz, mi fa diventare un animale sta difficoltà Ultimate. Dentro Santini al posto di Vieira. Fitzpatrick per Bayram, non facciamo andare al traversone, basta, mi ha rotto le palle sto Bayram, veramente. Traversone in mezzo, Meili, Vieira, via sta palla, belli capelli Douglas Luiz, qualcuno che si faccia vivo. C'è Black Arrow che viene visto in velocità, dai dai dai, tocca quella cazzo di palla, Black Arrow, più veloce di tutti, più veloce di tutti, anche difficoltà Ultimate. Black Arrow, non sbagliarla, non devi sbagliare quella palla, Dio mio. Makengo, fermiamolo, dai. Dai, Demiral, dai, prendigli quella palla. Che c'è 86. 89esimo intanto sul cronometro. Alvarez, rincorso da Bello. Non riusciamo a prendergli il pallone. Giorgino Vieira, non abbiamo fatto neanche in tempo a fare il cambio. Acqua Evian, forse una delle ultime occasioni. Acqua Evian, può lanciare Black Arrow. Acqua Evian, chiede l'1-2 con Black Arrow. Viene lanciato Evian, toi, spingi! Spingi! 2-1 Norwich. Però, ragazzi, l'ho presa male. Ma nemmeno troppo. Nel senso, abbiamo fatto più tiri noi, capite? La difficoltà Ultimate la possiamo tenere. Ci sta una piccola caduta all'inizio per fare comunque il calco della difficoltà. Ci sta. Che iniziamo a capire un po' come dobbiamo iniziare a giocare. Perché ci saranno delle complicanze, lo sappiamo. Adesso la vera sfida sarà fuori casa qui contro il Trabzonspor. Santini diventa 76 e mi sa che Santini adesso giocherà al posto di Vieira. Non mi è piaciuto Vieira, non lo so. In Turchia poi già sarà una partita difficilissima e ho bisogno di un giocatore con tanta energia e tanta motivazione come Santini a centrocampo. Minamino comunque non lo voglio togliere perché ha fatto bene, non possiamo negarlo, ha fatto anche gol, quindi ora come ora si sta rendendo utile anche Loder. Barro ha comunque sbagliato tanto sotto porta anche lui, quindi non devo fare
Non devo rompere le scatole a nessuno dei due. Santini titolare al posto di Vieira. Sarà una formazione molto più offensiva e speriamo che in Turchia comunque possa arrivare almeno un pareggio. Io punto alla vittoria ovviamente perché abbiamo tutte le carte in regola per vincere questa partita, però nel caso un pareggio mi andrebbe abbastanza bene perché vi ripeto, siamo in Turchia e siamo in Europa League. Dai ragazzi, tutto pronto? Guardate lo stadio turco comunque. Pienissimo, pienissimo. Si sa che comunque le squadre turche sono super difficili da affrontare in trasferta proprio per il clima caldo dello stadio. Guarda qua, c'è una muraglia praticamente di bandiere rosso e blu, diciamo, sono due colori comunque abbastanza strani, sono tipo magenta e blu notte, chiamiamoli così, come le ragazze, insomma, per me sono rossi e blu, se non azzurro. Mentre invece dalla nostra c'è un Moramos abbastanza preoccupato, una difficoltà ultimate che dobbiamo iniziare a conoscere meglio e comunque un loader abbastanza in forma con soprattutto il Modric Junior, Santini a centrocampo. Qua intanto sbaglio, Nelson la recupera, eccolo qui, Santini. In mezzo al campo oggi non dovrà essere super offensivo, dovrà fare un pochino più da perno. Anche magari come regista. Intanto Minamino di tacco quasi. Cercare Santini che cheat. Lui vuole far gol, ormai ci ha preso gusto. Il Trabzonspor intanto con Ekuban. Allarga per Zigelar. La finta a Quevien non ci casca. Ah, che brutto passaggio a Quevien. Erdogan per vie centrali. Demiral, giocatore turco. Demiral conosce bene il clima turco, infatti ha fatto un intervento assurdo. Santini intanto in mezzo al campo per Minamino. Minamino aspetta ancora Loder, però come sempre non si fa vedere Loder. Allora dialogano Santini e Minamino, forse per la prima volta tutti e due dallo stesso minuto insieme, dal primo minuto scusate. Però Loder non fa mai tagli ed è una cosa che a lungo andare, come abbiamo visto, si fa vedere la mancanza dei tagli di un attaccante. Intanto Minamino. Minamino centralmente per Loder che ancora i due si cercano. Minamino, bello il movimento di Loder questa volta che appoggia per Santini. Attenzione, Santini, la finta sta per entrare in aria. Santini ci prova, anche se non l'abbiamo schierato come CoC, lui è super offensivo. Demiral intanto sbaglia, attenzione perché se sbaglia pure Demiral non ho più certezze oggi. Ekuban prova ad andare contro Demiral che però lo costringe a ripartire da dietro. A Quevien, ottima la sua manovra difensiva. Douglas Luiz, possiamo chiudere il triangolo con Minamino che va a cercare ancora a Quevien. Bravissimo a Quevien, bello il controllo, attenzione via in velocità e ciao. Ciao. Quanto cazzo li hanno fatti veloci in sta difficoltà ultimate. Madonna mia. Meili, dai, mezz'ora di gioco, belli capelli Douglas Luiz. Centralmente, Santini, ok, Nelson, ancora a cercare Santini, Santini, ancora lui, prova a puntare ancora l'uomo, Cooper si mette davanti e blocca Santini, che ora come ora, anche da centrocampista centrale, è il più offensivo dei nostri. Sì, però non è possibile, ragazzi, che dobbiamo, cioè, nel senso, dobbiamo dipendere da un 19enne appena comprato. Occhio al Trabzonspor adesso, al limite dell'aria. Sari, no, abbiamo lasciato un buco grosso veramente come la testa di cazzo di Demiral. Come la testa di cazzo di Demiral era sto buco. Gol del Trabzonspor, siamo sotto al 39esimo. Dai Minamino in difesa, ok, Giorgino Bello per Minamino. Si riparte con Santini che la controlla, la mette giù il tunnel su Cooper. L'arbitro non fischia il fallo, allora il Trabzonspor può continuare, addirittura fa una buonissima azione qui con Pickel, ancora per Erdogan che prova ad andare avanti, Douglas Luiz ci mette il fisico, non riesce a fermarlo, ancora il Trabzonspor con Erdogan, bravissimo belli capelli Douglas Luiz. Fine primo tempo 1-0 Trabzonspor, non stiamo giocando malissimo, come vi ho già detto in Turchia non è mai facile, abbiamo fatto un errore in difesa e ci hanno puniti insomma, però dai ragazzi, confido ancora nei miei giocatori in questo secondo tempo. Meili a cercare Aquavien, più veloce di Erdogan. Aquavien, attenzione, potrebbe girarsi. Si guadagna un corner. Holgate, Douglas Luiz. Si riparte da Minamino che lotta, ma tiene comunque il pallone. Peter Santini, il tocco a cercare Loder. Attenzione, Loder potrebbe rimetterla nel mucchio. Lo fa. Bravo il Trabzonspor in difesa. Santini, comunque, ancora lui. Minamino chiede l'1-2. Santini, però, Minamino non effettua un passaggio ottimale. Il Trabzonspor adesso con Ekuban.
si riparte da dietro, ancora Ekuban era in posizione regolare per l'arbitro, ok, Parmak contro Sari, rincorso da Demiral che mette comunque pressione, Moa Ramos smanaccia così e così, però per fortuna Evian arriva primo di tutti sul pallone e potremmo ripartire in contropiede con Meili sulla fascia, deve accelerare Meili e lo fa contro Ziegler. Meili di fisico riesce a sfuggire via, attenzione Meili, più veloce di tutti quanti, in mezzo d'altra parte c'era Nelson di là, perché... pallone comunque nostro, dai che stiamo spingendo. Evian dentro per Minamino. Dai, spingiamo ancora, Meili, dai ragazzi. Dai ragazzi, dai che almeno il pareggio lo strappiamo. Minamino, Santini, attenzione, si fa vedere Nelson. Santini però aspetta Minamino. Minamino a sua volta potrebbe darla dentro per Loader. Toccala, Loader, perché l'hai toccata così? Madonna mia, Danny Loader. Dai ragazzi che lo facciamo, dai che lo troviamo. Santini con Minamino, ancora l'1-2, si chiude questa volta. Santini potrebbe darla dentro ancora per Minamino. Minamino la rimette in mezzo. Cos'è? Vabbè raga, facciamo dei cambi. Io direi fuori Minamino, dentro l'Italian Stallion, e poi fuori Loader, dentro Cavani, e fuori Nelson, dentro Barro. Mi gioco tutti e tre i cambi. Voglio un altro Solford per questi ultimi 20 minuti. Dai Matador, dai, c'è anche l'Italian Stallion che tocca qui il suo primo pallone. Eccolo qui l'Italian Stallion, dietro per Belli Capedula Sluiz. Italian Stallion per Cavani che si prova a girare. Attenzione Cavani, subito il Matador. No. Porca miseria, un quarto d'ora alla fine. Cavani subito entra e rischia di fare l'autogol. Dai ragazzi, Santini di testa addirittura. C'è la voglia di portarsi a casa questa vittoria, almeno un punto ragazzi, ve l'ho detto, un punto mi andrebbe benissimo perché so la difficoltà di venire a giocare in Turchia. Meri Demiral non riesce, Meili, bravissimo, attenzione, subito in contropiede, dalla di là, allarga, ok, Santini la tocca per Black Arrow, potrebbe accelerare Black Arrow e lo fa, Cavani va in mezzo, Matador va in mezzo, Black Arrow, attenzione, Black Arrow dietro per Santini! No, l'ha presa quello, l'ha presa il difensore. Dai, raga. Aquavian centralmente, l'Italian Stallion, attenzione, la finta dell'Italian Stallion, tutto bene! Corner, ma ce la meritiamo, raga, la rete. Ce lo meritiamo sto gol. Douglas Luiz nel mucchio, Aquavian non ci arriva, qualcuno che si faccia vivo. Peter Santini, ancora lui, Peter Santini, sulla fascia, prova a far tutto da solo, attenzione, Santini potrebbe andare al traversone, lo fa dentro! Ma come si è buttato quel pazzo, pallone ancora nostro comunque, Aquavian dietro per Douglas Luiz, 88esimo ragazzi, Giorgino Bello, qualcuno in mezzo, ok, Matador, si prova a girare, Cavani, c'è in mezzo Douglas Luiz, viene visto, Douglas Luiz, il pallone che rimane lì, Aquavian, il pallone che... Finisce 1-0 per il Trabzonspor. Bella la difficoltà Ultimate però, raga. Porca miseria, oh. Mette un botto di adrenalina e 5 tiri a 1. Cioè, un tiro, un gol. Il Porto vince contro l'Hertz. Vabbè, ci sta. Ci sta, abbastanza normale. Adesso sarà complicata, raga. Sarà complicata, però questa difficoltà Ultimate mi piace. Veramente mi dà un botto di adrenalina. Anche perché non è che... cioè, non stiamo per niente facendo quelli che prendono palloni da tutte le parti. Anzi, siamo noi che rischiamo di fare 5 gol a partita. Poi, ovviamente, succedono le cose che sono successe e non li facciamo. Però, cazzo, non vedo l'ora di domani. A domani contro l'Everton. E cos'altro abbiamo domani? Così almeno lo sapete anche voi. Everton, questa qua col derby county la simuliamo. E poi abbiamo il Watford. Va bene, poi subito Trabzonspor in casa. Dai ragazzi, a domani.